aiutarci a tirare le fila un po' delle questioni emerse oggi. Marianna, vieni. Lasciamo. No, voi potete tranquillamente restare lì, secondo me. Marianna, che è sociologa, insegna all'Università di Bari Sociologia Economica, è anche membro dell'Advisory Board del Comune di Milano su Manifattura 4.0, e che ringraziamo per essersi assunta questa responsabilità. Grazie mille, grazie in particolare a Rossana, con la quale ho condiviso un pezzo di passato, e grazie al Comune di Milano. Sono molto scomoda, mi appoggio. Una No, dai, sedia fatemi almeno per cominciare. parlare. Forse mi siedo, non è molto bello fare le cose, le considerazioni conclusive della seduta, ma ho un po' di cose scritte. E anche se le ho scritte a pezzi, perché in realtà ero molto interessata ad ascoltare, quindi è stato molto complicato e così. E spero di riuscire a dare un po' di ordine, a partire dai miei appunti molto disordinati, ma a dare ordine a quello che è successo in questi 2 giorni. Ma dunque, io la prima cosa che vorrei dire è che questa è la conclusione di un progetto, del progetto Open Care, ma mi sembra che si stia avviando una grande operazione culturale in questo senso, un'operazione culturale che è sicuramente condivisa dalle istituzioni. Questa operazione culturale ha a che vedere con un nuovo conferimento di senso all'innovazione, che credo che sia davvero questo il punto fondamentale di tutta la cosa. Siamo abituati a un'innovazione che viene costruita per coprire fette di mercato e guadagnare dei soldi, cioè sta dentro, come dire, il processo di accumulazione capitalistica. Con questo progetto e attraverso gli attori coinvolti in questo progetto, il senso che si dà all'innovazione è profondamente diverso. È un senso che non è escluso, non si esclude il mercato, si sta dentro il mercato, ma si innova per, la dico un po' male, per cambiare il mondo, cioè per migliorare il mondo. È questo, secondo me, che è in questo sta l'operazione culturale, cioè l'innovazione è un prodotto che serve non tanto per guadagnare, ma per migliorare il mondo, ma viene fatta, come dire, all'interno di un sistema economico. È un'innovazione che quindi prova a rispondere a dei bisogni, bisogni che vengono però dalla comunità, non vengono dal mercato. L'altra operazione che ha a che vedere, cioè l'altro pezzo, diciamo, dell'operazione culturale che secondo me è molto importante, è appunto il processo con cui si, diciamo, cerca la direzione in cui il mondo va migliorato. Ed è un processo di ascolto, di relazione molto stretta con la comunità. Forse dovremmo stare tipo 5 ore a discutere di comunità, ma non mi sembra proprio sia il caso. Mancano 11 minuti e 55 secondi. Comunità vuol dire tante cose. Noi abbiamo studiato un po' i laboratori maker, i Fab Lab, e la cosa che ci ha stupito, ma come dire, ci è anche piaciuta molto, è che la comunità non necessariamente è una comunità fisicamente prossima, cioè non è il quartiere, i miei amici del quartiere o i miei vicini di casa. Sono più comunità di pratiche, che quindi si sviluppano sia, come dire, a livello locale, urbano, ma sia anche attraverso internet e attraverso nuovi canali di comunicazioni. Quello che proverei a fare in questi ultimi 10 minuti è individuare alcune sfide, secondo me, che rappresentano un punto cruciale a cui tre attori o tre soggetti di questa catena che abbiamo visto devono affrontare. Allora, abbiamo visto che questo ecosistema di questo nuovo tipo di innovazione, che chiaramente possiamo chiamare innovazione sociale, ma è un pezzo, sicuramente
secondo me, dell'innovazione sociale, è popolata da tantissimi soggetti. Io sottolineo qua tre tipi di soggetti che sono un po' quelli che sono stati presenti in quest'ultima tavola rotonda e in particolare sono stati presenti in questo tre giorni, che sono i maker o gli innovatori, la comunità e infine l'istituzione, in particolare in questo caso il comune. Così se cerchiamo anche di fare degli esempi concreti è un po' più facile. Allora, quali sono le sfide? Cominciamo dalla sfida per i maker. Anzitutto, secondo me i maker sono, per quello che ho potuto capire, i maker a Milano, sono gli attori principali di questa operazione di conferimento di senso dell'innovazione. È nei maker space, nei Fab Lab che più che altrove avviene questa operazione di innovo per migliorare il mondo, non necessariamente innovo per coprire un pezzettino di mercato che ancora non è coperto. Ovviamente ne abbiamo parlato 5 minuti fa, cioè la grande sfida per i maker e per gli innovatori è quella di scalare, di rimanere sul mercato, perché dicevo prima, si innova per cambiare il mondo, ma si sta comunque sul mercato e questo è molto difficile. Ed è questa proprio la loro sfida, secondo me, cioè rimanere fedeli ai valori, a questa innovazione che serve a migliorare il mondo e allo stesso tempo rimanere fedele anche alla comunità con cui si interfacciano. La domanda che volevo fare ai relatori, ma non l'ho fatta perché così me la giocavo adesso, se no rispondevate, era: quante volte vi è capitato di avere un'idea, di proporla alla comunità e di non trovare risposta dalla comunità e di spingere sulla vostra idea perché magari avete già cominciato a fare un po' di ricerca su questo? Cioè, quanto è difficile cambiare idea sull'innovazione? Primo pezzo. Qual è la sfida per la comunità? Io mi ricordo tantissimo tempo fa ho fatto parte di un progetto europeo e una sociologa, filosofa inglese, Jean Ehler, diceva che ogni volta che noi diciamo noi, diciamo anche loro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la comunità è il luogo dell'inclusione di noi, ma è anche il luogo dell'esclusione di loro. Sì, lo so che succede, fa parte del gioco. E questo, come dire, pone una sfida alla comunità, cioè quella di non creare comunità troppo uguali tra di loro, cioè cercare di vedere anche un po' al di là del noi e capire se c'è qualcun altro oltre a noi che potrebbe far parte della nostra comunità. Il fatto che le comunità siano comunità di pratiche e non comunità spaziali, questo rende le cose diverse. Bisogna comunque fare un pezzo di ragionamento anche rispetto a questo. E poi la sfida dell'istituzione, che mi ha preso praticamente mezza pagina di appunti, ma cercherò anche in questo caso di essere breve. Allora, in questi 2 giorni hanno detto che le istituzioni devono fare un passo indietro e poi che devono farne uno in avanti, quindi non si capisce bene in che modo debbano ballare, forse. Quando, vuol dire, molti studi sull'innovazione sociale hanno ormai chiarito che un'innovazione sociale che nasce dal basso è, diciamo, molto portatrice di grande innovazione, ma risulta forte, diciamo, è in grado di scalare solo se appoggiata dall'istituzione. Quindi il ruolo dell'istituzione in questo processo è, dal mio punto di vista, fondamentale. Dall'altro lato, io sono molto d'accordo con l'idea che se spingiamo molto il termine innovazione, quindi parliamo anche di trasformazione radicale dell'esistente, l'istituzione è il più grande nemico di questo. Quindi è molto difficile trovare il giusto compromesso tra accompagnare l'istituzione e non frenarla. D'altra parte,
come dire, non possiamo chiedere al comune di fare la rivoluzione per noi, cioè se a un certo punto vogliamo fare la rivoluzione dovremmo forse chiedere al comune o imporre al comune di farsi da parte. Quindi è un po' compito anche degli altri soggetti della società civile chiedere all'istituzione di, come dire, fermarsi a un certo punto. Secondo me quello che può fare le istituzioni e fa parte sempre della sfida che devono cogliere è credere nella società civile, ma allo stesso tempo vigilare soprattutto nel senso di un allargamento della comunità, cioè fare in modo che la comunità non si restringa troppo sui privilegiati dentro, ma guardino anche ai privilegiati fuori. L'altra sfida, che è tutta dentro l'amministrazione, è stata raccontata molto bene da Lisa, cioè anche l'amministrazione deve innovare, cioè l'amministrazione per diventare un soggetto che abilita l'innovazione deve innovarsi al suo interno, ma su questo Lisa ha parlato in maniera assolutamente chiara. Negli ultimi 4 minuti volevo portare una sfida che è un po' per tutti e che è rappresentata secondo me bene dall'immagine che abbiamo visto questa mattina, che è stata portata da Annibale D'Elia per fare in realtà una domanda a Cecilia Manzo che non c'entra molto in realtà. Mi riferisco soprattutto all'immagine, quella più recente, dove si vedono dei robot molto, diciamo, inclusi, che fanno l'elemosina a un umano. Ora, io pensavo che questi robot in realtà non sono robot, non rappresentano dei robot, ma rappresentano degli umani abilitati, cioè rappresentano la comunità che è stato in grado di esprimere dei bisogni, di relazionarsi con l'istituzione e di risolvere i loro problemi. L'umano rappresenta, diciamo, l'escluso tra gli esclusi, la persona che non è in grado nemmeno di dire guardate che ci sono anch'io. Qualche mese fa ho fatto, Corina Morandi visto che è qua in sala, ho fatto una piccola intervista a Corina Morandi in cui le chiedevo di immaginarsi la città futura rispetto, stavamo ragionando in termini di maker, relazione tra makerspace e città, e lei si è approvato, ha fatto questo grandissimo sforzo di immaginazione in cui si è immaginata una città diciamo ricca di economia circolare, di comunità, di persone che si relazionavano tra di loro, molto connesse, molto abilitate appunto, e come dire una periferia, possiamo intenderla in termini sia fisici che sociali, è una periferia di esclusi, cioè di persone, di individui, non, ovviamente non comunità, che sono rimaste indietro. Allora, questa secondo me è la grande sfida su cui occorre riflettere, cioè un sistema di cura che parte dalla comunità è sicuramente un sistema che innova tantissimo, ma il rischio è quello che lasci fuori gli esclusi, quelli che non sono nemmeno nella comunità. E io con questa immagine, come dire,